Ciao a tutti, io sono George e oggi parliamo del Galaxy Note 8. Come saprete, da oggi è possibile acquistare il nuovo Samsung Galaxy Note 8. Però, c'è un però. Se qualcuno di voi ha seguito l'andamento del Samsung Galaxy S8, forse saprà già di cosa sto per dirlo. Aspettate a comprarlo qualche mese, se non volete spendere 930 euro, come avete sentito bene, sì, 930 euro, perché già da quando è stato presentato e da quando è in preordine il prezzo è già sceso di 70 euro. Quindi nel giro di qualche mese lo potrete trovare tranquillamente a 750, forse anche a 700 euro. Forse non entro fine anno, considerando che si avvicinano le feste, ma subito dopo sicuramente farete un grande affare. Adesso vi voglio far vedere com'è stato l'andamento del Galaxy S8, quindi trasferiamoci sul PC. Come vedete, il prezzo finale per adesso del Galaxy Note 8 è di 936 euro, invece la versione di colore grigio sono 950 euro. Se andiamo a vedere il Galaxy S8, il prezzo finale da aprile, da come è stato presentato, sono 636 euro, spedizione compresa con Amazon. Se andiamo a vedere l'andamento, come forse potrete vedere, anzi non come forse, ma sicuramente come potrete vedere, è partito da 930 euro, vi ricordo che questo è il Galaxy S8 Plus, da 64 GB, quindi il più costoso. E qui abbiamo i prezzi di Amazon con il verde, i prezzi da terzi, venditori terzi, e i prezzi dell'usato. Come vedete, il prezzo di Amazon era 758 euro, i prezzi da venditori terzi da 640 euro. È l'usato, che sicuramente non conviene in questo caso, considerando la differenza di 40 euro di prezzo e 600 euro. Da aprile, come vedete, inizia da quando è stato presentato, è partito da 930 euro e io mi ricordo che già il giorno dopo era già sceso di 30 euro. Se vi faccio vedere il grafico di Note 8, come vedete, il prezzo di lancio, che era di 999 euro, è andato avanti per qualche giorno, dopo è diminuito, e dopo è diminuito ancora, dopo è ritornato su ed è si fermato a 987 euro. Questo è il prezzo di Amazon, che adesso non è disponibile. Invece, nuovo di terzi, è sceso a 936 euro. Come vedete, ha fatto un bel calo, dopodiché è risalito ed è tornato giù di nuovo e si è fermato a una via di mezzo. Questo in 2-3 settimane da quando è stato presentato, quindi sicuramente nel giro di un mese, quindi entro fine ottobre, o anzi ancora meglio per il Black Friday, che è a fine novembre, lo potrete trovare sugli 800 euro, quindi sono già 200 euro di risparmio, comunque 150 euro se guardiamo il prezzo attuale. Quindi adesso sta a voi, volete averlo subito spendendo di più o volete attendere un po' e averlo un po' di meno, magari con quello che avanza vi prendete, non so, un smartwatch o qualsiasi altra cosa, portate la vostra ragazza a cena, non so, vedete voi. Bon, per questo video è tutto, spero che il video vi sia stato utile. Se volete vi lascio l'aggiornamento, anzi ve lo lascio sicuramente, il link dell'estensione di Chrome, che lo trovate sotto in descrizione. E al prossimo video, ricordate sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!